a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda acquisti fatti da Primark. Ebbene sì, sono stata da Primark. E ho fatto alcuni acquisti. E mo, ve li faccio vedere. Però prima di tutto volevo farvi vedere cosa ho acquistato da Lidl. Cosa ho acquistato da Lidl? A Lidl ho preso questa lente di ingrandimento, questa qui, molto molto utile perché è piccolina, ma la potete portare dappertutto perché è tascabile. Adesso ve la apro e ve la faccio anche vedere. Ed è questa qua. Ora non mi ricordo, ci sono anche le pile in dotazione, vedete, è messa in questa bustina. Messa così, poi la confeziono di nuovo. E questa è la lente di ingrandimento, vedete, la potete girare come volete e poi dov'è la luce? Ah, vero, si devono mettere le batterie, qui vanno. Il pulsantino per mettere per accendere, scusate, accendere e spegnere la luce. E questa è la prima che ho preso. E poi ho preso anche questa è quella grande perché mi serviva, se avete visto, io faccio il diamond painting e mi serviva qualcosa per guardare e non sforzare la vista. E ho preso questa che si attacca al collo, vedete, è messa così, poi l'agganciate tipo la rotellina così, e poi diciamo in base a quello che dovete vedere la abbassate o lo alzate, e poi c'è la rotellina che potete bloccare, e qui vedete proprio la differenza enorme, perché io di solito non ci vedo anche senza occhiali, e quindi vedete diciamo ingrandite le cose stando con le mani libere. Guardatemi, guardatemi. Comunque è una cosa ottima, mi è piaciuta subito quando l'ho vista. All'inizio, quando ci sono andata, non c'era, ma fortunatamente la mia migliore amica poi ci è passata e l'ha trovata. Questa è una cosa molto ma molto utile, specialmente se fate dei lavoretti. L'ultima cosa che ho preso è questo, che è un pirografo, ed ecco, scusate, da questo lato. Ed è un pirografo, questo non lo apro perché lo devo mettere sotto, e questo serve per fare degli intagli o delle scritture su del legno. Siccome mi voglio passare il tempo in queste cose, quindi l'ho voluto prendere, il prezzo era bassissimo, quindi l'ho preso. Poi l'ultima cosa che ho preso a Lidl è questa luce, perché la devo regalare a mio figlio, nel senso la metterà sicuramente sotto. Qui ha la presa per attaccarla e questa è la luce che potete spostare come volete, vedete, gira e tutto, con il pulsantino, e fa una luce abbastanza fredda come le softbox e serve per fare le foto e tutto, quindi questa ottima. Ve la faccio vedere che c'è qui proprio nel disegno, non so se si vede, questa qui. Siccome certe volte si fa le fotografie proprio da vicino, quindi questa vi dovrebbe servire. Poi andiamo a Primark. Cosa ho preso da Primark? Ovviamente ho preso questo che è un planner per quanto riguarda Stitch, quindi abbiamo dov'è? Un planner che è questo, poi abbiamo un blocchetto dove potete fare la lista, una penna e il gancetto. Mi piace tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. Il prezzo era 9 euro. Poi ho preso la spazzola, questa qui di Stitch, per districare i capelli. Io ho i capelli ricci ma dati dalla permanente, e quindi ho voluto prendere una spazzola per quanto riguarda Stitch, ed è questa qui, molto molto bella. È tutta grigia ma tipo olografica. Mi piaceva tantissimo, a 4,50 euro. Poi ho preso i panni, vedete, io ce l'ho anche qui in questo momento, che lo utilizzo quando mi devo pulire le mani. Questi sono panni, vediamo se c'è scritto. Sono delle salviette per la pulizia del viso. Potete pulirvi il viso, ma io li utilizzerò perché già io gli asciugamani ce l'ho sotto.
Li utilizzerò anche qui, vedete, i disegni sono molto molto belli, questo è il disegno, sono molto molto belli, li utilizzerò, alcuni li metterò sotto, gli altri li metterò qui nella postazione, sempre per pulirmi le mani. E questi sono 4, a 4,50 euro, questo è il pack, molto molto carino, devo dire. Poi, da questo sacchetto c'è solo questo, sì. Poi, per quanto riguarda sempre Stitch, guardate che tolgo per quanto riguarda Stitch, ho preso questo quaderno molto bello perché mi piace che è tutto colorato, al prezzo di 5 euro, ed è molto carino perché si apre e ha i divisori. Quindi se dovete fare tipo corsi di make-up dove dovete dividere le varie parti, eccetera, eccetera, qui lo potete fare. È molto bello ed è a righe. Poi andiamo da questo lato. Poi ho preso, sempre per quanto riguarda Natale, per quanto riguarda Stitch, ho preso le palline natalizie. Mi piacciono tantissimo, queste le ho prese a 5 euro, e ne ho prese due confezioni, e i disegni che trovate, cioè le palline che trovate, sono queste. Ditemi voi se non sono bellissime, e quindi le ho volute prendere. Avevo preso anche il pacchetto quello con le palline grandi, ma sinceramente non mi è piaciuto perché i disegni non erano uguali e quindi non mi è piaciuto. Poi ho preso un'altra agenda, questa l'ho presa a 8 euro e mi piace perché è fatta in questa maniera, vedete? Con le cose scritte, non è le solite agende, cioè quei quaderni che trovate. E che non c'è scritto niente, ci sono anche i vari disegni, mi piacciono tantissimo, vedete tutti i vari disegni, le varie cose, e to-do list, le solite cose, e poi all'ultimo c'è anche un blocchetto con la penna, ed è molto molto bella questa agenda, ed è costata 8 euro, come vi ho detto. Allora, per quanto riguarda Stitch, ho finito qua, ho preso soltanto queste due cosine. Poi ho preso due candele al prezzo di 80 centesimi, anche questa sì, 80 centesimi, ho preso queste due candele. Questa è Winter Spice e questa invece è il Linen. A me piace tantissimo questa qui bianca di più, perché sa di bucato, non so se è vaniglia, ma mi piace tantissimo e quindi ho preso questa e li accenderò nel periodo proprio natalizio. Quando farò i video, vediamo perché non vorrei bruciarmi. E ho preso queste due, molto molto belle. Poi, curiosa, come una scimmia, volevo prendere queste spugnette perché tutti ne parlano benissimo. Io le sento un po' dure, però ovviamente li proverò. E le ho pagate 3,50 euro, sono quattro spugnette. Ve le faccio vedere da qua perché sono le quattro dimensioni diverse. Questa è quella più piccola proprio. Non sono proprio belle morbide morbide, però vediamo. Questa è quella media a goccia e poi ci sono le altre due che sono leggermente più grandi. Questi li proverò e poi vi farò sapere se mi piacciono oppure no, se posso anche consigliarveli. Poi, un'altra cosa che ho preso sono queste barattolini, perché mi serve quando faccio dei regali, metto anche dei pigmenti, delle cose. Siccome sto vendendo alcune cose su Vinted per quanto riguarda il make-up che ho tolto e varie cose, quindi mi servivano questi barattolini, che sono questi qua, sono 5, al prezzo di 1 euro. Sono questi barattolini semplicissimi che utilizzo per mettere le cose. Poi, l'ultima cosa per quanto riguarda Primark è questo quaderno. Questo quaderno l'ho trovato scontato, qui c'è scritto che è costato 4 euro, invece l'ho preso 2 euro perché aveva il bollino rosso, ed era scontato, ed è un quaderno semplicissimo. È fatto a righe, uguale a quello di Stitch di poco fa, però è fatto in questa maniera. A me piacciono tantissimo questi qui con gli anelli perché quando scrivo mi dà fastidio, automaticamente girando la pagina riuscite a farne una, vedete? E quindi mi viene bene scrivere, se no non riesco, mi viene male. Ognuno ha le sue pecche, io la mia, ed è questo. Poi, nel negozio vicino a Primark, non mi ricordo com'è che si chiama perché lo scontrino credo di non averlo qui. Primark. Abbiamo tutti scontrini di Primark. Ah no, un'altra cosa di Primark. Ma che fa, scherzi? Ma no, non me lo dire, ma dai. Ho preso lei. Allora, io sono andata proprio
per lei. Per lei. Ho preso la teiera Mrs. Brick perché avendo Kiko volevo tutta la serie, ma prenderò e cercherò di acquistare, non so se li vendono su eBay o AliExpress, non mi ricordo, voglio prendere tutta la serie, quindi Lumiere e tutti gli altri perché li voglio, non mi interessa, voglio la serie della Bella e la Bestia, è il mio cartone preferito e quindi lo voglio assolutamente. Ecco qui la teiera, aspettate che gli metto il suo cappello. Ed è qui, mamma mia, ma è bellissima. La metterò qui vicino a Chicco, vicino a tutti gli altri. Mi piace tantissimo. L'anno scorso non sono riuscita a prenderla, cioè guardate, non sono riuscita a prenderla perché all'apertura c'era troppa confusione, a me dà troppo fastidio la confusione, quindi non ci sono state. Bellissimo, questa è stata la cosa che dopo che ho preso questo ho detto beh ci possiamo andare anche se avrei voluto prendere altre cose di Stitch e altri però questa era quella che, per cui sono andata quindi sono rimasta molto ma molto contenta di questa ovviamente dopo la sistemerò. Aspettate che la incastro bene. Dopo la sistemerò e la metterò al suo posto. Per adesso la metto qui. Per finire, per quanto riguarda Primark, vi faccio vedere questa tastiera. Mi piace tantissimo, l'ho pagata 18 euro ed è viola e verde e c'è l'aggiunta ovviamente del mouse, non solo la tastiera ma anche il mouse. L'ho presa 18 euro, spero che si legga il prezzo esatto. Ed è questa che vedete alle mie spalle. Ovviamente ha una tastiera fatta ovviamente di plastica, molto carina. Ha i piedini qui che potete sia togliere che metterle. Io preferisco che ha i piedini, quindi è un pochettino sollevata. E qui dietro ha il vano per quanto riguarda la batteria, che è la mini stilo, ed è una soltanto, quindi ottimo. Ed è così, come la vedete voi, viola e verde. E in dotazione ovviamente c'è anche il mouse fatto nella stessa maniera. E qui nel mouse c'è la mini stilo e poi qui c'era la chiavetta che io ho inserito dietro il computer. Voi potete utilizzare sia l'iMac o un computer, diciamo qualsiasi. L'ho inserita e in automatico si è accesa. Infatti, se vedete, c'è la lucina che sta lampeggiando ed è un'ottima scelta. Io avevo visto quello su Amazon ed era sulle 30 o 40 euro, sinceramente mi sembrava troppo. Era sul formato questo che vi sto facendo vedere io, ma sinceramente 18 euro mi sembra più che buona come idea e come prezzo. Poi, come vi ho detto, nel negozio accanto a Primark, dove vendono tutti quegli oggettini un po' più particolari, ho preso questo portachiave per quanto riguarda questo gommoso, questo qui così, perché ogni volta quando prendo le chiavi dalla borsa non li trovo mai e quindi ho deciso di mettergli più gadget possibili, così da vederlo anche, dentro la borsa. Aspettate che lo tolgo. Io ne volevo altri, però sincera non li ho trovati, non li ho trovati a un prezzo accessibile, quindi ho preso questo. È fatto così. Non so se si vede. E questo è molto molto bello. E poi per finire ho preso questo mouse rosa perché mi serviva, mi piaceva tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. Ed è questo mouse. Allora, per quanto riguarda questo video è tutto. Spero ovviamente che i miei acquisti vi siano piaciuti. Scrivetemi un commento e ditemi cosa ne pensate. Per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!